Credo che sia una grande emergenza nazionale e anche a Napoli. È una grande emergenza in tutte le aree urbane e c'è solo un esponente di governo che da quasi 5 anni sta richiamando i poteri centrali ad affrontare il tema della microdelinquenza e della delinquenza giovanile. A Napoli in modo particolare, ma non solo a Napoli, in Campania. Lo ha affermato il presidente della regione Vincenzo De Luca, ricordando i suoi passati allarmi sul tema in riferimento alle violenze che si sono verificate in città nel weekend e che hanno visto coinvolti alcuni minori. Sono anni che denunciamo la presenza di baby gang, ha proseguito il governatore campano, sui mezzi di trasporto, sui treni della Circumvesuviana, ma più in generale nei momenti della movida. Sono anni che registriamo tra l'altro ingressi il sabato sera o il venerdì al Cardarelli di bambini in coma etilico. Avremo bisogno di politiche sociali, avremo bisogno, e lo stiamo facendo come Regione Campania, di iniziative contro la dispersione scolastica, e noi abbiamo ad esempio il programma Scuola Viva, ma ha concluso, avremo bisogno anche di qualche misura repressiva e di ripristinare il principio di autorità. Gli abitanti di via Don Emilio Matarazzo fanno presente alla redazione di TV7 SOS che da tempo immemore convivono nel degrado più totale per colpa di una manutenzione completamente assente. L'assenza di pulizia nella zona, ad esempio, provoca la presenza di animali di vario genere, soprattutto ora con l'approssimarsi della primavera e dell'estate. La sporcizia è solo uno dei tanti problemi, infatti a tutto ciò bisogna aggiungere il serio pericolo per l'incolumità dei residenti e dei bambini, dato il totale abbandono in cui versa la strada. A tutto questo fa da contorno la mancanza di illuminazione in alcune zone, che rende ancora più gravosa la vivibilità e la chiusura del tratto di pista pedonale abbandonato, a cui però accedono la sera le persone, in particolar modo i giovani. Si chiede pertanto un intervento urgente degli organi preposti al fine di creare una condizione di dignitosa vivibilità. Si è svolta presso il settore attività produttive di Via Traiano una riunione operativa per definire i dettagli organizzativi e logistici della Fiera di San Giuseppe, evento che si svolgerà nell'area dello Stadio Vigorito nel prossimo fine settimana e dunque nei giorni 17, 18 e 19 marzo. Alla riunione hanno preso parte gli organi preposti. Sarà un'edizione con numeri da record, afferma l'assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone, con 140 espositori provenienti da diverse regioni italiane. Con l'amministrazione Mastella questo appuntamento assurge oramai ad una rilevanza nazionale, con istanze di partecipazione in costante aumento. Nella riunione odierna, concluso Ambrosone, sono stati discussi anche gli aspetti di natura tecnico-logistica per consentire uno svolgimento ordinato dell'appuntamento, che per 3 giorni vedrà Benevento, epicentro del mondo fieristico di categoria merceologica di rilievo economico notevole, come l'agricoltura, gli attrezzi e i mezzi per la siderurgia, la florovivaistica e il commercio faunistico. Una kermesse che è un brand cittadino in costante crescita. Gesesa informa che venerdì 17 marzo, a causa di lavori di manutenzione straordinaria, sarà costretta a sospendere l'erogazione idrica dalle 9 alle 12 in via Liborio Pizzella. Si è tenuto dinanzi al GUP del Tribunale di Benevento, dottoressa Gelsomina Palmieri, il processo a carico di Sergio Altivalle, di 32 anni, di Benevento, difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio, imputato di spaccio aggravato di sostanze stupefacenti. In particolare all'Altivalle sono state contestate 8 cessioni di droga che sarebbero avvenute tra il mese di dicembre del 2019 e il 24 gennaio 2020. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Benevento attraverso l'utilizzo di intercettazioni telefoniche e servizi di appostamento partirono a seguito delle dichiarazioni accusatorie di una persona di Campobasso arrestata per spaccio. Proprio dal contenuto delle conversazioni intercettate, la procura aveva desunto i profili di responsabilità dell'Altivalle in relazione ad 8 specifiche cessioni aggravate di droga. All'odierna udienza, la PM, dottoressa Stefania Bianco, aveva chiesto la condanna dell'imputato a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Di diverso avviso il GUP Palmieri, che accogliendo la tesi difensiva degli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio, ha assolto Sergio Altivalle perché il fatto non sussiste. L'amministrazione comunale ha offerto disponibilità alla Onlus SOS Villaggi dei Bambini per organizzare, in una data orientativamente fissata per la tarda primavera, una partita del cuore di cui sarà certamente protagonista una nazionale rappresentativa di una categoria di richiamo nazionale. L'evento, i cui dettagli sono ancora da definire, è stato oggetto di una riunione preliminare a Palazzo Mosti con il vice sindaco Francesco De Pierro, l'assessore alle politiche sociali Carmen Coppola, l'assessore al turismo Attilio Cappa, i consiglieri delegati Enzo Laura allo sport e Italo
barbieri alla Protezione Civile. Le rappresentanti della ONLUS SOS Villaggi dei Bambini, Francesca Landi e Colette Morin, il delegato provinciale CONI Mario Collarile e il vicepresidente nazionale vicario Usacli Antonio Meola. Nel corso dell'incontro sono state illustrate le nobili finalità della manifestazione e le esperienze analoghe di altre città che hanno già ospitato l'avvenimento. Durante l'incontro i rappresentanti dell'amministrazione Mastella hanno ribadito massima apertura alla ONLUS, soprattutto alla luce degli scopi filantropici dell'evento. L'Istituto Comprensivo Federico Torre di Benevento prosegue l'attività di ampliamento dell'offerta formativa con i progetti Pitagora si diverte e Matematica in realtà, finalizzati al potenziamento delle discipline matematiche, sempre in un'ottica di innovazione didattica e metodologica. Nell'ambito del progetto Pitagora si diverte, gli alunni delle classi terze della scuola primaria hanno partecipato alla gara Coppa Lorenzi, che consiste in una serie di 8 quesiti giochi matematici da risolvere in un tempo non superiore ai 90 minuti, mentre le classi quarte e quinte della scuola primaria hanno partecipato ai campionati junior di matematica organizzati da Matin Italy con la collaborazione del centro Pristem dell'Università Bocconi di Milano. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado parteciperanno ai campionati internazionali. Dopo i quarti di finale già superati il giorno 18 marzo ci saranno le semifinali per le quali l'istituto è la sede designata. In tale occasione l'Istituto Comprensivo Torre ospiterà 215 allievi provenienti da ben 10 istituti comprensivi della Campania e della Puglia. La finale si svolgerà a Milano presso l'Università Bocconi il 13 maggio. Benevento è stata scelta come meta ideale da una rappresentanza dei 500 studenti stranieri quest'anno in Italia con Intercultura per conoscere meglio l'Italia, la sua cultura, le sue tradizioni, le sue persone. Sono 7 gli adolescenti che hanno scelto di trascorrere una settimana nella nostra città per conoscere una parte diversa del nostro paese rispetto a quella dove stanno trascorrendo il loro anno italiano, accolti da una famiglia e inseriti in una scuola locale. Dal 13 marzo ragazzi guidati dai volontari del centro locale di Benevento avranno infatti la possibilità di vivere in una nuova famiglia, frequentare un'altra scuola, conoscere nuovi luoghi e stili di vita rispetto a quelli che hanno iniziato ad interiorizzare e ad amare dal loro arrivo in Italia lo scorso settembre. I ragazzi che hanno scelto la nostra città sono Samira, Aivi, Mizuki, Supalak, Joseph, Amanda, Valentina, Tanaki, provenienti da Paraguay, Thailandia, Finlandia, Indonesia, Giappone e Cile. E arrivano da Vicenza, Rivoli, Monza, Brescia, Padova e Mantova. I dati pubblicati sui fondi del PNRR per gli asili nido vedono la città di Benevento primeggiare. Siamo al terzo posto in Italia e al primo in Campania per fondi pro capite intercettati. È un risultato prestigioso e importante per il quale esprimo soddisfazione a nome di tutta l'amministrazione. Così in una nota il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, dopo la pubblicazione della graduatoria sulla PNRR e risorse per gli asili nido che vede Benevento brillare con più di 39 milioni di euro finanziati per la realizzazione di 32 progetti. È il segno evidente che sul PNRR stiamo portando avanti un lavoro lungimirante che guarda anche alla famiglia al lavoro. Con più posti negli asili nido potremo offrire un welfare moderno e funzionale alle esigenze delle famiglie per favorire occupazione e lotta all'inverno demografico. Preoccupano i dati riportati dalla Svimez, secondo cui il 62% dei comuni del sud giudica complessa la partecipazione ai bandi del PNRR contro il 57% dei comuni del centro-nord. Pesano in tal senso le difficoltà delle procedure di accesso ai bandi e le scadenze stringenti. Al sud, infatti, la realizzazione di un'infrastruttura sociale richiede 9 mesi in più rispetto alla media dei comuni italiani. In mancanza di interventi a supporto delle amministrazioni comunali, il Mezzogiorno corre il rischio di perdere finanziamenti stanziati con il PNRR. Lo afferma Luigi Barone, portavoce nazionale della FICEI e presidente del Consorzio ASI di Benevento, in merito allo studio I comuni alla prova del PNRR, realizzato dalla Svimez. Chiediamo pertanto al governo di adottare quanto prima ulteriori misure di semplificazione, in particolare per quanto riguarda l'espletamento delle fasi iniziali di affidamento, rafforzando al contempo gli organici degli enti territoriali mediante l'assunzione di personale specializzato.
Dalla fondazione del Partito Democratico è la prima volta che il Sannio verrà rappresentato in direzione nazionale. La mia elezione, che mi onora e mi inorgoglisce, è il risultato di un lavoro di squadra eccellente, lo scrive la consigliera comunale Floriana Fioretti. Quanto a me, si aggiunge un altro tassello al percorso di militanza del PD, un percorso fatto di gazebo e riunioni e che mi aveva già portato a essere due volte in Assemblea Nazionale. C'ero quando il PD vinceva sempre e governava ovunque e ci sono ora con il vento che soffia in senso contrario. Con l'elezione di Schlein a segretaria nazionale e Bonaccini a presidente del PD inizia una storia nuova per la sinistra italiana. L'Automobile Club di Benevento ha individuato come obiettivo strategico per il 2023 lo studio accurato e relativo aree di intervento su un argomento che rappresenta oggi una priorità politica, precisamente mobilità e tutela ambientale, sviluppo dell'auto elettrica, mobilità green e fonti di energia rinnovabili. Si terrà dunque sull'argomento un incontro alle ore 10, sabato 18 marzo, nell'aula consiliare del Comune di San Marco dei Cavoti. Yes I Know Tribute Band Pino Daniele, live acustico, è il nuovo appuntamento della rassegna Musical Museo, rassegna ideata, organizzata e promossa da Sannio Europa, società in-house providing della provincia di Benevento, nel suggestivo scenario del Museo Arcos, nella sezione egizia del Museo del Sannio. Un viaggio affascinante nei brani più rappresentativi della carriera del compianto bluesman partenopeo che andrà in scena venerdì 17 marzo con inizio alle ore 20. Ingresso gratuito. L'Unifortunato organizza per mercoledì 15 marzo alle 10 nell'Aula Magna il seminario Studi, il sistema sanitario dopo il Covid, in occasione della presentazione del libro di Giovanni Savignano, Codice Rosso 2.0. Interverranno la dottoressa Maria Morgante, direttore generale dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, il professor Giuseppe Acocella, magnifico rettore dell'Unifortunato. Relazionerà Giovanni Savignano, dirigente medico-radiologo. Modera Alfredo Salzano. Da oltre un secolo, Fabbriche Riunite Torrone di Benevento è al tuo fianco nei momenti più belli. In Viale Principe di Napoli 123 a Benevento. Fabbriche Riunite Torrone di Benevento. La tradizione si rinnova. L'esperienza in Serie B a Benevento è stata molto educativa, lo ha dichiarato Fabio Cannavaro in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, in cui parla soprattutto della grande stagione del Napoli Calcio. In Italia pagano per il minutaggio degli under e anche in Lega Pro molte squadre si mantengono economicamente con il minutaggio dei giovani Pinco Pallini presi a caso in giro. E allora scopri che in tanti prendono in prestito anche stranieri, li fanno giocare e incassano. Non hanno investito nulla, ma sono tutti contenti. Io il minutaggio lo pagherei, ma a patto che il giovane arrivi dal mio settore giovanile, così si costruisce qualcosa. Dopo un giorno di riposo concesso da Mister Stellone, il Benevento Calcio è tornato al lavoro per preparare la trasferta di Pisa, in programma sabato alle 14. Presso l'antistadio Embriani, l'allenamento di ripresa per tutti gli atleti è stato caratterizzato da attivazione, lavoro di potenza metabolica, possesso palla e partita a tema. La preparazione dei giallorossi continua in giornata con una sola sessione di lavoro. La gara Perugia-Regina, valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie B, sarà recuperata mercoledì 5 aprile alle 20.15. Pertanto la gara Perugia-Frosinone sarà anticipata a sabato 1 aprile alle ore 16.15. Arredare o non arredare? Questo è il problema. Non pensarci troppo. Corri da Harlem Design. Dall'8 marzo al 30 aprile, tutto a prezzi di costo per rinnovo esposizione. Lasciati convincere dalle imperdibili offerte su cucine, soggiorni, camere da letto e accessori d'arredo. E non perderti il nuovissimo showroom di cucine. Scegli subito l'arredamento che hai sempre sognato e inizia a pagare a settembre. Ti aspettiamo negli showroom di Vinchiaturo e Termoli, anche la domenica pomeriggio. Dall'8 marzo al 30 aprile, non pensarci troppo. Corri da Harlem Design. Hai ancora dubbi? Vieni su www.harlemarredamenti.it. Rivenditore ufficiale Porte Garofoli. È tutto con questa notizia. Vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash. Oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.